Ciao a tutti amici e amiche di Outcast.it, sono Pacione e vi do il benvenuto in una nuova puntata di Sala Giochi. Oggi sono qui per raccontarvi la mia recensione di Mortal Kombat 11 Aftermath, DLC di Mortal Kombat 11 che aggiunge molta carne al fuoco al gioco di base. Infatti NetherRealm non si è limitata ad aggiungere tre personaggi al roster di base, ma ha anche espanso quella che era la trama di Mortal Kombat 11. Aftermath prende luogo subito dopo la trama di Mortal Kombat 11, dunque abbiamo Kung Lao fuso con Raiden che stanno provando a sistemare il flusso del tempo, ma senza corona di cronica è praticamente impossibile sistemare. Questo viene rivelato da Shang Tsung, che è una nuova aggiunta alla trama di questo titolo, in quanto i personaggi dei DLC ovviamente non erano presenti, e in questo caso diventano i protagonisti stessi della nuova avventura, perché noi nei panni di Shang Tsung, Nightwolf, Shiva e Fujin andremo alla ricerca della corona di cronica prima che si rompa, e sostanzialmente viaggeremo nel tempo e i capitoli sono delle rivisitazioni di alcuni capitoli che abbiamo già affrontato con altri personaggi, il che non è un male. Ci sono anche molte differenze a livello di trama, di conseguenza il gioco ne esce arricchito e questi capitoli sono veramente molto godibili e danno una chiusa al cerchio aperto con i viaggi nel tempo di Cronica. È molto carino come aggiunta, diciamo, e anzi è da lodare questo fatto, perché è l'unico picchiaduro, anzi è l'unico DLC di un picchiaduro che si incentra anche sulla storia, anzi si incentra principalmente sulla storia. I nuovi combattenti introdotti da questo Aftermath sono tre, ovvero Fujin, Shiva e Robocop. Allora, Fujin è l'aggiunta secondo me più bella al roster, è il fratello di Raiden, ma al di là di questo ha delle mosse molto interessanti. Infatti, anche se fa poco danno, ha accesso a una stanza molto particolare, ovvero il fatto che flutta in aria, che dà accesso a molti colpi interessanti che possono essere utilizzati da giocatori esperti. Dunque prevedo che Fujin sia una grossa aggiunta per quanto riguarda il competitivo del gioco. Robocop è il tipico zoner della situazione e non mi ha stupito molto, un po' perché in sé il personaggio in realtà non ha molto accesso, cioè non l'abbiamo mai visto nei combattimenti corpo a corpo durante i film, e per questo ha molte armi nel suo arsenale, un po' perché le animazioni del personaggio non mi hanno convinto, e inoltre è un tipico zoner come ce ne sono altri nel gioco. Dunque non ne sentivo veramente il bisogno, ma probabilmente è una cosa che hanno fatto più per i fan di Robocop e Terminator, perché c'è anche ovviamente in DLC passati, in Combat Pack passati, è stato reso giocabile anche Terminator. Comunque è più un'operazione dedita a calappiare i fan dei due brand piuttosto che ad una necessità di gameplay, diciamo. Aftermath introduce anche le friendship, le alternative amichevoli alle fatality, che alcune fanno molto ridere e sono divertenti, ma altre veramente lasciano a desiderare, tant'è che secondo me non è una delle aggiunte più grandi o interessanti al pacchetto. Vorrei spendere inoltre due parole sulle modalità di acquisto del DLC, perché i contenuti di Aftermath non sono tutti acquistabili separatamente. Ad esempio, io mi sono domandato, se io avessi avuto il DLC con il character pack, dunque avendo tutti i personaggi del gioco, cosa avrei dovuto fare per accedere alle parti aggiuntive di storia? Beh, la risposta è semplice: avrei dovuto comprare direttamente Mortal Kombat Aftermath al prezzo non tanto felice di 39,90€, che di per sé per i contenuti aggiunti del gioco non è tanto,
Però ne viene da sé, se metà sono quelli appunto che già possiedo, io mi sarei aspettato quantomeno una modalità per comprare solamente la parte di storia o solamente i personaggi, cosa che peraltro per quanto riguarda i personaggi si può fare. In conclusione, Aftermath è un DLC che merita veramente molto e accontenta un po' tutti, sia chi cerca dei personaggi che influenzeranno il meta di Mortal Kombat 11, sia chi magari cerca dei contenuti single player ad alto tasso di spettacolarità. Un saluto da Pacione e noi ci risentiamo al prossimo Sala Giochi.